You thought you had it all planned. A $1,000 suit. A precious jewel. A wonderful cocktail dress. Everything seemed perfect. It was meant to be the greatest night ever. But something was missing. You felt sleepy. Look at yourself. Do you feel cool now? Arriva sempre con calma. Sì, fai come se stavo schiarendomi un pochino la voce. Sì, perché hai parlato niente la trasmissione prima. Vero? Niente. Senti, non cominciare anche te. C'ho già Carlo che mi ha cazziato. C'è ragione. Intanto lo salutiamo. Anzi, intanto saluto Tommy. Saluto il nostro ospite. Bella. Steve. Ciao ragazzi. Saluto il mio regista che è sulle nuvole. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti. Benvenuto buonasera tra noi. È arrivato. Rapite dagli alieni stasera. Sì, un attimo. Sì. E salutiamo anche Carlo e Alberta che sono qua con noi dalla trasmissione precedente. Carlo Alberta. Nuovo personaggio che non è Carlo Alberto dei Porci Comuni, ma è un mutamento tra l'Albi e Carlo di Sicilia. Dopo che gli hai il busto dell'Albi e le gambe di Carlo. È la testa di Tommy. È la fusion. Ecco, ragazzi, ci manca solo io questo. Dopo che io lavorai, invece di dire Powerline e Range Extender, ho detto Power Ranger. Power Ranger. Hai vinto tu. Ho vinto io. Hai stravinto. Bene. Siamo arrivati alla decima puntata, al finale di stagione. Ci rivediamo poi a settembre. Come ai miei tempi, quando si veniva rimandati, ci si vedeva a settembre. Nel frattempo, invecchio. Ma noi ci hanno rimandato a fanculo. Ti mandano a fanculo dalla trasmissione precedente. Sì, ma è tutta sera che continuano questi. Ma hanno ragione, perché non farlo? Posso associarmi? Sì. Dai, fanculo, Tommy. Ecco, fanculo, tanto ormai è diventata la consuetudine. Ecco, sì, bene, potete aver capito, questa puntata non ha una scaletta. Si parla come sempre di niente. Si parla di niente. No, qua non si parla quelli mai di niente. Quelli dei posti comodi ne sanno qualcosa. Lo sappiamo fare molto bene. Qua ci dicono ciao ritardatari accademici. Io devo salutare sempre le mie amiche che mi supportano da casa come ogni settimana. Cioè, ciao belle fighe. Senza di loro non avrei saputo come fare. Non si può. Sì. Per fortuna che si sento, facciamo dei programmi con dei contenuti. Sì. Allora, cioè, da un programma che si chiama Sex and the Sound. Esatto, non è che dire, puoi pensare, cioè, che posso parliamo dire certe di parole. Devi posso salutare, dire. Ciao belle Gine. Ciao belle Gine. Bene, allora, grazie Bel, mi dicono allora, sia qua. Chiaro, grazie Bel. Sia chiaro che qua dei tre, l'unico che fa una trasmissione con dei contenuti grazie, veri. Tommy, grazie mille, grazie. Vedi, stavo troppo dicendo, gentile, è Steve. Chiaramente, poi soprattutto quest'anno loro hanno fatto di tutto in diretta, quindi va benissimo. Ma proprio di tutto? Tutto. Tutto. Sti cazzi. Siccome avete tanta non voglia si può di dire parlare. Sti cazzi. Non si può dire stasera sti cazzi. Stasera si può dire anche di peggio. Ah sì? Sì. Contaci. Butta qua, Albi. Sì.
Comunque, siccome avete tanta voglia di parlare e di commentare, adesso, se il mio regista è pronto e me lo manda il video, adesso commentiamo il video che stiamo per vedere. Poi dopo voglio sapere cosa ne pensate. Questi capperini. Accidenti. Acciderbolina. Acciderbolina. Dai, su, su. Dai. Questo cos'era? Un assaggio. Abbiamo detto tutto. Cioè. Ah, mi fa morire. Miranda sono io, sempre. Sempre. Sì, beh. Ho dato sempre la figura da Miranda il con clone. Le mie amiche. No, il clone, allora, magari. Ma perché devi fare sempre la figura tette, da Miranda? Io non ho le tette. Lei è bionda e non sono bionda, però parliamo di cazzo esattamente uguale. Esatto. Scusa la domanda, e Tommy invece chi è delle quattro? Charlotte. Sì, è vero, sono la più puritana. Tesoro. Carino. Allora, siccome stasera non si parlava di niente, non sì. c'era niente, fare il riepilogo delle altre 9 puntate diventava ripetitivo, anche perché ne abbiamo fatto un'introduttiva che parlava di tutti gli argomenti, basta. Basta, non siamo delle vecchie zie, non siamo delle vecchie suocere, non possiamo dire sempre le stesse. Siamo solo vecchie e basta. Tu sei vecchio, io divento vintage. E tu sai che tra vecchio e vintage c'è la differenza. Vintage è figo. Il vecchio è vecchio. Ci stiamo guardando, come dire, esti. Io sono d'accordo sempre con le donne. A prescindere dalla sua lei. Sì. Perché anche io. Mi fate paura. No. Comunque ho notato che il regista ha un certo ghigno, quindi si stava parlando di qualcosa di importante nel video, nell'assaggio, in questo che ci ha agevolato il nostro Davide, e vedevo Davide che sull'argomento lo vedo sia ferrato che sorridente. Com'è? Ah, no, con la testa. Va bene, va bene. Nessuno dei due, non mi profano, sto lavorando. Ok, ok. Va bene, è meglio. No, è non meglio. Preferisce parola, ci preferisce sta. Non compromettere la sua situazione. Lui è sì. un professionista, bravo Davide. Bravo, un applauso. Bravo, bravo, bravo. A posto? Sì. Sì, 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 sì. Possiamo smettere di parlare della mia vita sessuale privata? No, abbiamo parlato di lui. Non mi detto che è con te, mi ha detto che è lui. Di conviene che sia con me. Ok. Di conseguenza, sai. Di ho rotto un'altra coppia. No, è appena, insomma, è un mese domani. Ok, avete insomma. Un argomento di cui parlare stasera. Okay. Esatto. Niente, dicevo, siccome non ci volevamo ripetere, non mi volevo ripetere, stasera non abbiamo una scaletta. Sì. Però possiamo parlare di tutto quello che ci pare, quindi a ruota libera. A ruota libera, non mi viene neanche bene dire ruota a me. Comunque, sfatare tutti quei miti, infrangere tutti quei tabù, quelle sì. cose tipo il sesso anale, cosa di cui se ne parli con gli uomini fuori ti guardano così. Se tu sei una donna che parla di sesso anale, così. Sì, effettivamente. Mummie, ci sembra un po' di cacca. Con un peperone. Sì, sì, sì. Può diventare un argomento di merda. No, sì, abbastanza. Si spera. Questa era quasi British. Soprattutto se c'è quel periodo un po'. Ecco. Quando c'hai quel periodo questa un po' così. British. Quando ti viene un pochino di Square House. Non guardare male me, perché non sono io che ho lanciato l'argomento. Dovete sapere. Cioè, l'ha approfondito. Mi prendo 30 secondi. Sì. Dovete sapere che io certi argomenti non li posso toccare in presenza della direttrice, perché io sono cazziato a prescindere. Ok, sono il cazziato io. No, ma tu perché li fai alle 10:30 la sera o alle 10? Ho capito. Vedi, noi siamo più fortunati perché abbiamo più elasticità ma di orari. Gente lo fa comunque, anche se lo dici prima. Fondamentalmente. Il personale lo fa anche di sera. Tu lo fai dopo le 11? Di sera, anche prima, quando mi tira. Adesso, o quando gli tira lui. Adesso, Steve, noi due abbiamo un problema. Ma più di uno tu. Cioè, sì, tu sì, ne sì. hai un'enciclopedia. Io ho un'enciclopedia e anche tu mi segui bene robot. Saresti la fortuna di Freud, dimmi. Sì, no, va bene, andiamo avanti. Sì. Oddio. Ah, chiuso, non hai detto niente. Non hai detto niente. Bravo, così oddio, si che cosa ho combinato. Risolvetemela dopo. Potevo fare una scaletta, accidenti a me. No, invece guarda, è bello così perché ci sono. No, andiamo cazzeggiando. Cazzeggiando the sound parte 2. No, parte 3, hai ragione, parla che ormai. The sound. Sì, il regista annuisce. Siamo sì, dei cattoni. Sì, ogni tanto ci parte la puntata così, alla Cazzius proprio. Sì, perché quando io ho presentato questo programma ho detto ma no, non saremo volgari, non saremo scurili, non diremo cose sconvenienti, ma... Guardate. E ha trovato il moroso però. Ah, è fresco. No, ce l'avevo già il moroso. Ce l'aveva già il moroso. Ma sembra di stare a Beautiful qua. Eh sì, non è Sex and the Sound. La mia vita è un po' così. Vengo tutte le volte che volevo. La mia vita è così. La domanda, no? Dove volevi finire con quella cosa del... Di cosa? Del sesso anale. Non volevo finire, sapevo che sarebbe andata a finire così. Ah, ok, perfetto. Conosco i miei polli, li conosco molto bene. Sarebbe finito così che cosa? Un assaggio, d'altronde. Un assaggio, ti togli quel ghigno per favore, direttore della faccia che hai. No, tanto volevo andare cosa, a parare. Tanto non sai di cosa si parla. Quindi. Io avrei voluto andare non a parare, lo conosco. Ma non riesco a parlare nella mia trasmissione. Prego. No, volevo dire che
basta, mi avete fatto perdere il filo, bastardi. No, hai detto che quando le donne... No, che quando le donne parlano di sesso anale, di sesso orale, quando una donna dice, allora a me il sesso orale piace, però dopo un po' mi rompo le palle e vorrei qualcosa di più... Cioè, gli uomini rimangono tutti un po' così, un po' straniti, basiti. Non sai mai se vorrebbero una donna come te per la vita, possibilmente, o se proprio con una come te probabilmente farebbero le parole incrociate a letto. Vuoi la mia? Sì. Cambia uomini. No, vabbè, basta. No, nel senso, se quando li interroghi parlo lì, passa a interrogare. Sì, sì, infatti, così. Questo è il mio consiglio. E invece Tommy cosa ci dice? No, io questa sera potrei essere sottoricato su certi argomenti perché ho il guinzaglio al collo. Ma si sta facendo quindi... gli affari suoi, sai? No, vai tranquillo, vai tranquillo. No, beh, io sono convinto da parte del... Sta grattando una palla, tra l'altro. Sì, no, ecco che la cosa è già preoccupante. Facciamo vedere le palle, per favore. Facciamo vedere le palle, no. Ecco, le palle. Non si dica che siamo scurili, sì. Stasera ci stanno cadendo le palle. Esatto. Sono palle fresche, hanno i fiori. Certo. Posso tirarti? L'albi è allucinato. Puoi tirarmi le palle suoi. No, allora, invece di Caffè and the Sound, avevo un'altra idea. Sì. Porci and the Sound, Porci, perché questa sera suona molto bene, effettivamente. Parte uno. No, dicevo che fondamentalmente, secondo me, almeno per come la vedo io, alle santerelline non ci credo. Non ci crederò neanche tra un milione di anni. Come mi può dire che... A moi? No, a te tanto meno. A quella seduta sulla poltrona ancora di meno. Infatti, ho detto, a me se qualcuno viene a fare la santa, io solitamente la fanculisco, perché dico, tu non prendi in giro nessuno. Ah, pensavo che dici tu non prendi in giro nessuno. No, a parte non prendi niente, ma non prendi in giro nessuno. Almeno poi c'è chi si rivela per quello che è, lo dice, senti, io faccio questo. C'è un listino prezzi, se vuoi. No, vabbè, quello, quello magari no. Esatto. Però se una mi arriva lì con un po' di, com'è che diceva Mourinho, un po' di onestà intellettuale, no? Si passa da una cosa a Mourinho. Esatto. Onestà intellettuale. Un summit di neuroni, tra l'altro. E mi si pone davanti per quella che è. Dico, ma io ti prendo anche volentieri, in tutti i sensi. Cioè ti prendo. Sì, ti prendo. Oggi, domani, dopodomani, poi vediamo come va. Quali approcci abominevoli avete? Sono 3 anni che prendo. Ho paura di questi uomini. Non so te. Io ho paura di questi due, non so te. No, io mi trovo tranquillamente a mio agio, ti dirò. Lasci i porci comodi e vengo qua. Siamo a posto. Sei il benvenuto. Grazie. Potremmo anche guardare il prossimo video, così la piantiamo e sproloquiare. Ho detto una parola con tante R. Però ti è venuta bene. Ho detto una... E poi vieni a dire di me. Tu procrastini. Io procrastino, tu sproloqui. Andiamo con il video per piacere. Andiamo il video, va là. Fa porno. È porno. Io li adoro perché lei ha la voce e la faccia da vigliacca. Sì, lei è tanto vigliacca. È vigliacchissima. Tantissimo. È lui c'ha la faccia di uomo. Ha la faccia da mignotta, effettivamente. Sì. Da proprio da vigliacca. Sì, no. No, poi Carlo viene a dire di me che esco dalle catacombe, ma non è che lui abbia una faccia molto, molto più rassicurante. Ma lui si crea un personaggio. Tu non ti crei un personaggio, tu sei così. Io sono un personaggio. E questo è, sono un po' come Steve. Diversi, però siamo dei personaggi a nostra volta. Siamo diversi. Io lo faccio quando. Gemelli separati alla nascita. Io lo faccio quando sono sul palco, lui lo fa in altri contesti, ma delle cagate le diciamo tutte e due, voglio dire. Tutto il giorno io anche, non è che mi serve un palco e un microfono. Sì, no, chiede alla mia fidanzata, ti può garantire che anch'io 24 su 24, proprio. Voglio dire, l'Elena, chi se la incula, nel senso? Ma nessuno! Probabilmente regista. Bene, e siamo in argomento. Io fregati. Almeno staete zitti un po'. Sì. Cioè, lui ormai non so più come fare. Te sapevo così, col cazzo che ti chiamavo. Ci sta. Io te l'avevo detto all'inizio. Bene. Ma io, che ho sempre i miei giornali per fare la pupù, sui quali lui ride sempre un sacco, dato che stasera non avevo la scaletta, non sapevo che cazzo dire, sì. Fondamentalmente. Si può dire cazzo, perché sono le 23:33. E allora cazzo. Uno al minuto, dobbiamo dire. Che cazzo. Steve, sì. Ma te ne sei accorto? Che l'Elena, la farfallina della Belenze, l'hai messa sulla spalla. Alla, ma lascia stare, stavo per dire una grossa. Io me la sono messa sulla palla. Penso un po'. Sì. Arrivano le palle. E la palla, ecco la palla. Insomma, io non so se voi quando fate pupù io leggete qualcosa. Da mia mamma, leggete sì. Il giornale, lo leggete Focus? No.
No, mia mamma ha cronaca vera. Quattro ruote, cronaca vera. Al volante. Allora, Rolling Stone ha detto quattro ruote. Cioè, sì, però voi ve la cercate. Quattro. Sì, tra me e lei, guarda. Potevi dire quattro ruote? Cioè, io non lo so. Fatene un disegno. Fate un disegno. Bene, io invece leggo Focus. Che non ci crede nessuno, però. Dai, uno l'ha comprato oggi. Uno io leggo comprato. Focus, ma siccome so che ci sono delle cagate smarchettiamo in mani. Focus. Ci sono delle cagate in mani. Tanto cioè, c'è chi ha smarchettato Millionaire mercoledì mattina. Quindi tranquillo. Guarda, qua abbiamo smarchettato le riviste peggio, le peggio riviste dell'umanità. Quindi. Dicevamo? Vediamo... Una... Facciamo una briscola. Ci vediamo una cosa. Tonino Lamborghini. Dai, Tonino Lamborghini. L'energy drink di Sant'Agata. È giusto? Non sono di Sant'Agata. Basta. Io mi dimentico. Sono di Padulle. Padulle, scusate. Oh, ma stinceva, cioè l'importante è il marchio, poi è italiano, è un prodotto italiano. Vai. Lasciamo parlare la presentatrice. Vabbè, non senta più un cazzo quello che devo dire. No, 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 io invece sono curioso perché vedo una donna a testa in giù con le zine di fuori. Sì, è vero, però non era l'articolo che volevo leggere. Era se si può essere allergici allo sperma. L'articolo che si vuole. Perché so poco, ci sono delle cagate in mani. Perché voi pensate di dire delle. Però sai che cosa? Che ci sono tante. Delle sciocchezze. Ci sono tante sostanze contenute nel. E quindi probabilmente si può essere allergici allo sperma. Esiste anche l'ONES, com'è che si chiama? Lo skin prick test. Che è una prova allergica classica. Sì. Lo skin, non sai, non hai mai fatto una prova allergica? Poche. Ti mettono. Ho sempre paura. No, non voglio sapere dove cosa ti infilano. Posso ipotizzare come si fa la prova allergica? No, grazie. Cioè, dice che c'è il test. Sì. Dovrebbe essere. Praticamente mi sono delle gocce. Tu sei allergica ai gamberetti, voglio dire. Ti fanno una così. Lui è allergico ai gamberetti. C'è gente che è allergica al pesce in studio. Non si può dire chi. E l'Albi. Ovviamente. Sappiamo. C'è la mia coscienza che parla per me. E dicevo, e quindi insomma, magari ti faranno un tagliettino. Ma una donna nella sua vita quanti skin prick test fa per lo sperma senza usare l'ago? Secondo voi? Non lo so. Perché non so voi, ma io ne ho fatti. Bella domanda. Io ne ho fatti in skin prick test allo sperma. Cioè, parecchi anche. Oh mio Dio. Cioè, è una. Insomma, io mentre faccio pupule con queste cose faccio questo. Io purtroppo diverso. Quando vado in bagno è proprio Jalili che spinge, capite? Non sì, effettivamente non è facile. Mando invece, sai, noi donne siamo sempre un po' più stitiche. Hai ragione. Ci mettiamo un po' più di tesi. No, io sono squarehouse. Sempre. Sai, beh. È il brutto che se stai lì, no, ti si raffredda tutto il la cosa, no? Ti si raffredda. Senti freddo. A me mi è capitato di stare lì ad aspettare che fosse il momento. Ma in che bagno vai? Nel mio di casa. Ma non lo so. Ce l'ho condizionato. Comunque io volevo spiegare a Tommy che non era Square House quello di Tommy e che anche la pupù di Tommy cerca di scappare dal suo corpo. Tantissimo. E quindi si cerca di distaccarsi. E l'intestino non fa in tempo a prendere. No, come l'intelligenza del piccino che ha preso già da un po' ha fatto la fuga. Guardiamo il video, mi prego. Perché dopo c'è l'intervista. Dopo te ne dico una però. No, dopo c'è l'intervista. Te ne devo dire una. No, taci. Dico... Miau. Quanti sogni erotici con him ai suoi tempi. Mamma mia. Sì, tutta la vita. Billy Valo? Tutta la vita. Billy Valo è un certo. Vale. È un certo manzo, ragazzi. Ha fatto il certo. Gioco di parole. Era mamma vicino mia. Di tomba di Tommy. Esatto, no? Ogni tanto poi si mi si scambiavano le bende. Ogni tanto sì, quando devo infilare dentro qualcosa, beh, l'altra sera sono andato anche in growl, quindi testimone. Ogni tanto infilo qualcosa di un po' metal dentro i miei pezzi. Ah, nel lettore CD. Nel lettore CD. Cos'è okay. Che mi dovevi dire? Dicevo, no, una cosa seria. Senza una volta essere scurrile tanto che... Chiediamo scusa se siamo stati troppo scurrili. No, è vero. Non ce n'era veramente bisogno. No, non no. Ci piace. Non ci piace neanche un po'. No, una cosa invece proprio seria. Mentre tu parlavi di allergia allo sperma, io mi ricordo di avere letto. Queste parole. Assolutamente. È scientifico? No. Allora si può dire. Lo posso dire anch'io? Non lo dirò. Però
Io il seme della vita. Il seme, bravo, bravo, grandissimo. E Manzoni, voglio dire, ragazzi, il programma è mio. Allora, adesso vi ucciso. No, 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 brevemente, brevemente. Io avevo letto un articolo dove si diceva che invece il seme della vita va conteneva, oltre a quello, conteneva, contiene sostanze nutrienti. Questa è la scusa che i ragazzi usano da una vita per farsi fare il sesso orale dalle ragazze. No, era una rivista scientifica. E anticellulite. Giuro che era. Giuro che era una rivista. Basta spalmarlo sopra alle parti cellulitiche e ma tu cosa ne sai? Io ce l'avevo la cellulite. Tu non te lo devi. Non te lo devi spalmare, rasta di ebete. Ah! Tu dovresti fornire il materiale. Ho capito. Allora, perché? Allora sempre sbagliato. Allora siamo, allora siamo a posto, guarda. Mamma mia. Madonna. Io lo usavo come rassodante. Ce l'abbiamo per favore la telecamera sulla, sulla direttrice che fa gesti e ci insegna come frizionarsi la pelle per averla sempre almeno bella. Te la sei cercata, hai cominciato a far così. Ma anche tu, tu hai notato il sorriso che aveva? Sembrava L'Oreal perché io valgo. Sperma, questa. Perché io sono soda. Se l'avete il tubetto, ve lo porta il mio amico nero. Ne ha tanto così. Sei un cretino. Sì, sì, sì. In deficit. Assolutamente. In deficit, in deficit. Chiedete se lo vendono nei negozi. Ma che cosa? Chiedete a Carlo. All'amico nero? All'amico nero di in farmacia c'è una serie di Mohamed. Ho un amico nero che non costa niente. Viene da solo. No, no, gli devi dare una mano. Dove? Sì, una mano proprio. Dove? Ragazzi, io non so come fare a intervistarvi. Possiamo farci segmentali quel mezzo. A proposito, parliamo di quella cosa che serve per tagliare i rami. Ragazzi, porca, siamo già lunghi con l'orario. Vai avanti. Ma io sono sempre lungo. Mamma mia, lo sapevo, sei banale. Wow. Tommy, sei banale. Queste battute. Ma parlando di banane invece, facciamo un'intervista. A cui risponderà anche Carlo se vorrà. Perfetto. Perché con tu Carlo? Ma non lo so. Tu devi rispondere, se non rispondi non si va avanti. Va bene, va bene. Vediamo. Domattina cosa facciamo? Vai. Sono fagiolini tuoi adesso. Vai, va. Bravo, bravo. Si può dire. Caspiterina. Le gonadi. Vai. O gli attributi. Ma io non riesco a aiutare. Mi levo dal seme della vita e non dico più ci una fava. Ci stai. Allora. Sì. Prima domanda, è un po' un'intervista, non so sai come funziona, è un po' botta e risposta. Sì. Guardalo, guardalo. Basta. Lui è soltanto botta e basta, lo picchiamo dopo. Non considerare Carlo, fai finta che facile. Non ci sia, lo so. Non è facile. Bene, ok, quindi botta e risposta, non ti dilungare troppo perché altrimenti finiamo domani. Okay. Ok. Bene, sei ancora vergine? No. In qualche posto perlomeno? Sì. In qualche posto grazie perlomeno? Grazie a Dio in qualche sì. Posto sei ancora vergine? Sì. Io sì, in qualche posto sì. Ok, tutti sì. Ti masturbi? Sì. A volte. A volte. Cos'è? Quante volte in una settimana? Dipende quanto tempo libero ho. Okay. Anche se sono sempre abbastanza di corsa. Pure. Posso dire, devo dire mi masturbo, posso usare un le ha lette da Albi le domande? Mi ha dato l'ok. Posso usare un sinonimo, devo usare mi masturbo? Un sinonimo? Un sinonimo, posso? Mi seguo quando riesco. No, il dicevo il. Sì, sempre quello per tagliare i rami, bravo. Bene. Tommy mi insegna, vai. Io ho fatto l'abbonamento Sky apposta. Grande, tu sei il capo. Se YouPorn fosse a pagamento sarei un mendicante. Vai. Tra l'altro due miei colleghi hanno scoperto che il loro figlio va su YouPorn e ha speso non so quanti soldi di telefono. Su YouPorn c'ha 10 anni. No, perché c'è anche l'abbonamento premium. Esatto, bravo. Ecco, siamo a posto. Sai, Carlè. Sinonimo, sfregare la testa al pompiere. Ma mi dicono. È giusto. Da casa mi dicono, siccome io ho la chat aperta. Bravi, da casa si chiama, salutiamolo. Arianna. Brava Arianna. Chiaro. No, ma sarà con noi, sempre la famosa Arianna che sarà con noi. O anche sfagiolare il fagiolino. Ma cos'è? Sfagiolare ma che il fagiolino. Tristezza, il gatto, dai. Se vuoi. Vai. Avete finito? Sì, sì. Siamo a posto, posso leggere. Sì. Quando lì il fagiolino non collabora, sì, che scusa utilizzi? La butti in ridere. La butti in ridere. No, e se lei piange. Può capitare, può capitare. Sì, e lo sappiamo tutte che può capitare. Purtroppo cosa lo sappiamo. Fai, cosa fai? Che scusa, hai mai usato una scusa? Ma sì, le solite. Cioè, tipo quelle che noi donne usiamo quando è troppo piccolo, no? Guarda, esco da una storia difficile. Difficile. Noi usiamo quella. La scusa che usi, dici, magari dici la verità.
è stata una giornataccia, piuttosto che ho dei pensieri, piuttosto che, ma mi è successo, che con delle partner anche. Non sì, dite sì, mai ho mal di testa, perché non, ecco, è più credibile. Ha perso la mia squadra del cuore. Sai quando è che non riesci a usare il una scusa plausibile? Quando il partner che hai davanti non ti piace. E allora non è che puoi dire, ma c'è anche quella stagione. Non mi fai sesso, non glielo puoi dire. L'ho usato talmente poco che non mi è mai successo. Perché non scopri mai. Fondamentalmente. Io non ho detto niente. Allora, questa l'abbiamo fatta anche all'Albi. Questa è paura. No, questa l'abbiamo fatta anche all'Albi e ha risposto senza problemi. Problemi zero. Ti piace parlare a letto? Sì. Allora, enunci la lista della spesa o ci vai giù pesante? Dipende dalla partner sempre, eh? Dipende dalla partner. E quindi con qualcuno enunci la lista della spesa? No, con qualcuno non dici niente, non è che dici, cosa gli dici, cucicù, gli dici se capisci che non vuole parlare, che non vuol dire, sentirsi dire niente, non dici parlami, niente. Parlami, dimmi, ma magari dici dimmi che sono questo, dimmi che sono quello, dimmi che sono questo, quello. Sì, sì, è vero, è vero, capita. Però magari c'è la partner che non vuole essere. Giusto. Appena... A me è capitata anche la partner che non parla nemmeno lei e te ti domandi, ma... Sarò il, io che... il sesso silenzioso che rilassa, oh, rilassa se fa, c'è dire. Anche quello che c'è beige, io soffitto, ma no, questa, lo farei beige. Questa te l'avevo detta io, però, no, questa la disse una mia amica, è vecchia. Scusa, vecchia, okay. Vecchia, però c'è un problema, nel senso, ecco. se si guarda il soffitto e dice è da ritinteggiare, vuol dire che c'è qualche che, problema, c'è qualcosa che non sta andando. Questa è la domanda classica, sì. Hai mai fatto ma stavi già dicendo, hai mai fatto sesso con qualcuno che ti piaceva tanto? Sì. Ma tanto, ma proprio tanto. Poi quando eri lì hai detto, ma se facevo una briscola al Circolo Arci stasera mi divertivo di più. Per fortuna no. Ah, per fortuna culo. No. A me sì. Poi anche mi buttava la fiata e non ce l'ho più fatta. Anche a me è successo colui che mangia salsiccia. Ma... La salsiccia la puoi mangiare solo tu. Una roba allucinante. Vabbè, vai. Sapeva da catacomba. Pensavo venisse fuori Tommy. No, io niente salsicce, però siccome tante cipolle, tanto aglio. Lo sappiamo. E la mia fidanzata lo sa. Lo so anch'io, lo so, perché ho di fianco a te. Sono belle cose. Comunque, siccome questo è un programma utile, sì, e spesso abbiamo lanciato dei messaggi socialmente utili, vogliamo ripetere. Adotta quando, un Tommy. Se no, quando fate sesso, sapete che la serata deve finire a certa maniera. Non mangiate aglio, avete tutta la vita per mangiarlo, aspettate un attimo. Mangiatelo il giorno dopo, non mangiate il salame, non mangiate la salsiccia, fatevi una fettina. Se sei fidanzato da 3 anni e vuoi rompere i maroni all'amorosa, fai anche questo. Quello sì. Ma se hai un'uscita, una cosa, come abbiamo visto prima in Sex and the City, con una persona, ma non mangiare aglio. Beh, in quel caso però è utile, oltre a non mangiare aglio, non mangiare tutti quegli alimenti che possono creare anche dei gonfiori. O un'eccessiva... Sì. E dicono... E perlomeno che i gonfiori siano localizzati. Sia utile la sera prima mangiare ananas. Perché? Brava. Dicono che come perché? Hai detto perché? Come non perché? Lo so. Come perché? Perché? Diglielo. Perché lo sperma il giorno dopo sa la vaniglia. Ah, non lo sapevo. Adesso lo sai. Vabbè, ho capito, ma intanto io sono autodidatta, mi interessa. Lui è quello che mangia gli asparagi. Non è che me lo cremo. Lui mangia gli asparagi. No, non li mangio, mi danno fastidio. Ma la faccia di un minestrone. Fa la pipì puzzona. No, ma poi anche a Carlo piacciono gli asparagi. Ma sì, però non so se hai quelli bianchi. Esatto. Arrivano le palle da Carlo, vai. Bene. Bene, anche questa ha risposto l'Albi. Sì. Qual è la richiesta sessuale più strana che ti abbiano fatto? Ma la verità però... La richiesta sessuale più strana... non lo so. Non ho mai avuto grosse cose, cioè cose impossibili, ok? Quindi, non ho detto impossibile, ho detto strano. Si è solamente messo sul lampadario a testa no, in no, giù no, 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 mentre no. Facevano robe... Ti sembra noioso, ma cose strane che mi vengono in mente non ne ho sì, mai. Sì, sei noioso. Non ne ho mai ricevute. Vabbè, ascolta, allora abbiamo fatto così. L'abbiamo fatto in un posto strano perché non ci si stava più dentro ed era tipo una cosa impolverata. Una catacomba. No, eravamo con una Tommy. Allora, classica casa di campagna, festa tra amici, c'è una stanza dove c'è una stanza dove che non si usa, ma dove ci si butta tutto e c'è anche polvere, schifezze varie. Ovviamente lì fai quello che puoi, dici dai facciamolo qui perché ci viene voglia di farlo qui, e ovviamente quando finisci le robe vanno un po' dappertutto, sì, perché non avevamo, però la mia fidanzata abbiamo fatto le cose sempre. Non si fa, non fatelo mai senza preservativo. E sì, mi sono sgocciolato purtroppo sulla maglietta.
Allora, per non far notare che ero sgocciolato, c'era, in quel momento c'erano i gavettoni. Io sono uscito così, stronzi tutti, perché sai, quando tu insulti, poi ti arrivano le secchiate. Ho dato il cellulare alla fidanzata, ho stronzi merda tutti. Sono arrivate mille secchiate, ero tutto bagnato e non si vedevano più le goccioline. Cavolo, è tutto geniale. Bagnato lui. Sono tutto. Veramente furbo. È, geniale. Sono furbo. No, a me come uguale a lui. Io mi hanno chiesto un posto strano. Me l'hanno chiesto. No. Mi hanno chiesto al cinema di andare nei bagni del cinema. Beh, non è così strano. La mia risposta è stata: abbiamo pagato il biglietto per guardare il film, facciamo il tempo anche dopo. Chi è noioso? No, veramente. No, poi parole. Cioè, non me l'ha più data per 10 giorni. Che ma dai, solo 10 giorni. Chi è noioso? Noiosissimo, è Carlo. No. Io sì. No, so, veramente out. A me oggi ma proprio out. Oggi facevo leggere intervista a qualcuno mentre ero al lavoro e mi hanno detto che la cosa più strana che gli abbiamo chiesto è di venire fuori dal balcone con tutta la gente che passava su. Che meraviglia, però lì l'abbiamo sentita da qualche parte. Lì sei un simpaticone, lì sei un simpaticone. Sì, sì, la tipa lui, la ragazza, cioè, tu lui. Detto, facciamolo chiesto. Però nel momento in cui tu stai per raggiungere fuori dal balcone con la gente che passa sotto. Non dice... posso far nomi, ma abbiamo uno speaker o qualcuno che gira dentro 600 che l'ha fatto. Voleva essere sicura, voleva essere sicura di non rimanere incinta. Sì, anche oltre sicuro. Vieni fuori, proprio vieni fuori di casa. Geniale. Esatto. Sì, sì, è un fenomeno. E io la mia non la racconto perché è meglio. Vabbè, allora ecco. Cos'è? No, adesso, no, cioè, adesso no. La dici. Sì, no, perché adesso è volgare, no, non vogliamo si può. Sapere. È scurrile. No, vabbè, ma di solo il posto. Ma il posto no. È una casa normalissima. Ok, di solo dove? Mi hanno di con tirato chi, perché, fuori quando? Un vibratore e mi hanno chiesto di infilarlo in posti strani. Vabbè, chissà che sarà mai. No, aveva 20 anni il tipo. Ah, pensavo io ne avevo 31. Però vabbè, un toy boy. Un fantasista. Un toy boy. Ma il numero 10. Un toy boy col toy. E ho basita. Esatto, esatto. Amore, tu non hai sentito niente. Qual è la richiesta sessuale più strana che tu hai fatto? Di poter infilare un dito lì. Questa è la richiesta sessuale più strana. Sei noioso. Cosa devo fare? Fai, rinnovati, poi torni il prossimo anno. Ah, dici? Provo. No, in realtà sono molto tradizionalisti in queste cose. Ho visto. Non me l'aspettavo, sinceramente. Vabbè. Bene. Non se l'aspetta mai nessuno. La decima domanda. Vai. Prima del prossimo video. Hai mai pensato, ma chi cavolo mi sono portato a letto ieri sera? E poi te ne sei vergognato come un ladro e non l'hai detto a nessuno? Sì. Ma a nessuno, neanche al tuo migliore amico, perché... No, io purtroppo sono masochista. E quindi... Non fai tuttora. L'ho fatto, ok? L'ho detto, mamma mia cosa ho fatto, e l'ho raccontato al mio migliore amico. E lui? Per sentirmi dire che ero un pirla. Perché, perché sono masochista, hai capito? Quindi l'ho fatto, sì, sì, assolutamente. Si può dire che sono troppo pugnetta? Sì, pugnetta si può dire. Sono troppo pugnetta, quindi difficilmente. No, Piuttosto faccio niente. Guarda che a te è andata anche bene. Io ho un amico, sì. Ho un amico che non è che gliel'ha detto al suo amico il giorno dopo, gliel'ha detto la sera stessa. Mentre stava facendo l'atto, perché erano che nella signore. Stessa casa divisa in due. Che signore. E con le luci belli, insomma non erano proprio sobrissimi, sì. Si sono portati due ragazzi nelle due stanze separate. Uno voleva accendere la luce, che poi sarebbe passata anche dall'altra parte. E l'altro gli fa: no no, ti prego, non accenderla, se no non vengo più. Beh, no. Con la tipa sotto. Sono bei quindi, momenti. Quindi, beh, vabbè, sono bei momenti. Ciao ragazzi, spero che voi non stiate guardando. Intanto ci guardiamo il prossimo video prima, sì, di fare le altre 10 domande. Okay. A me questa canzone mi fa un sasso da matti. Ma ormai lo dico tutte le puntate con tutte le canzoni che mando. Le scelgo io, per forza. Ci sta. Democraticamente. Dai che premo, mi hai criticato fuori, sì, onda per essere molto piatto. Sono un romanticone. Sei un romanticone. Sono un romanticone. Ci credono tutti. Sì, invece. L'Albi lo sa. Romantico, hai mai fatto sesso con qualcuno di cui non conoscevi nemmeno il nome? Sì. Sì, sì. Va là, almeno questo. Mi è capitato. Invece il nostro Carlo non risponde, ha detto, a questa domanda. Sono impegnato. Scusi. Lascialo fare. Vabbè. Bene, queste sono storie di vita vissuta invece. Non faccio nome. Finalmente hai l'occasione di portarti a letto la persona che sognavi dall'adolescenza. Tipo, sai, sei un mito degli 883. Sì, 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 sì. Arrivi lì e le puzzano i piedi. Come reagisci? Guarda, se è il mio sogno erotico da sempre, un po' mi cade. Però secondo me per arrivare lì ho fatto veramente fatica. Quindi secondo me si provo.
Però, anche con la puzza dei piedi. Anche con la puzza dei piedi. Però ti dico la verità: se poi dopo fa come la domanda, una delle prime, che non mi funziona, per trovare la scusa dico, guarda, ti puzzano veramente tantissimo. Cioè, non perdo l'occasione, però se posso scaricare il barile lo faccio. Scarica il barile, le puzza dei piedi non è uno scaricare il barile. Dici, tu dici sentire anche lei? Sì, senti, se, vai tranquillo che magari se le puzza dei piedi li sente. Se li sente, se le puzzano i piedi. Una cosa da matti. O magari posti all'aperto, se proprio so che è questo problema. Domanda numero 13, vai. Porta anche fortuna, ti sei mai prostituito? Aspetta, sì. Sì? Sì, sì. A però non ti posso ma parlare con dopo. Chi? Oh, non è così. Però più. Non per sesso. Per cioè, la pace del mondo? Non facendo sesso. Ah, ah, allora so con chi è. No, non lo sai. Non mi sono prostituito, mi sono spogliato. Ho fatto uno spogliarello, quindi non siamo arrivati con quel punto. Ah, allora ti posso fare anche la perché domanda era dopo? Era in un locale. Allora non è prostituzione, dai. Beh, ti posso insomma, fare anche ti la... pagano. Beh, ti sei solo spogliato. Però mi hanno pagato. Ma non hai fatto sesso? No. Prostituzione intendo altro. Allora no. Ti prostituesti per una buona causa, tipo la pace del mondo o un sacco di soldi? O per la pace del mondo e per un sacco di dipende, soldi? Dipende, dipende. Per la pace del mondo o per un sacco di soldi? No, le due causali sono perfette, dipende con chi mi devo prostituire. Pace del mondo, ma che cazzo te ne frega? No, nel senso... Oh, no, scusate, ma cosa te ne frega della pace del mondo? Meglio un sacco di soldi. Beh, già che non c'è. Sono pacifista, chi mi conosce lo sa, non sono pacifista, non sono pacifista. Per la guerra sempre. Ma perché? E comunque, no. Va bene. Perché mi hanno fatta così, cosa ci devo fare? Confermo. Finta. Guerra fondata. Elena è in guerra, cioè tutti i giorni. Augura la morte a qualcuno, penso ogni 12 ore, se no sta male. Se no sta male. La ballerina è perso sui cadaveri. Sui cadaveri ci sta. Sì, l'ho letta su Facebook. Sì, questa. Sì. Carina. Devo aver messo anche mi piace. Potevi anche metterlo. Insomma. L'ho fatto. Ah, mi hai messo mi piace, sì. Non me ne sono accorta. Bene. Vai. 14. Ti prego, no, 15 perché la 14 è per una buona causa, okay. Pace del mondo. Ti prego, dimmi di sì perché altrimenti sei proprio noioso. Sei mai stato l'amante? Sì. Ah, va là, male. Sì, sono stato anche stavo, No. Perché non avevo dubbi? Cosa vuoi che ti dica? Non ti chiedo se hai mai tradito, perché non te l'ho non neanche messa, perché è quasi banale. No, non ho mai tradito. Non ho mai tradito. Carlo, hai mai tradito? No, non ho mai tradito. Ti rimane male? Ma malissimo. Quindi se ho capito, ma perché dobbiamo tradire? Siamo scusa, già davanti alla domanda dopo. Cioè, non far perdere tempo alla conduttrice, vai. Bravissimo. Quindi se sei stato l'amante, ti hanno mai tirato un destro sulla mascella? Mi sono sempre salvato, Ho sempre calcolato molto bene i tempi. L'Albi? Cos'è? Non L'Albi è finito all'ospedale invece. Grande no, Albi. La vogliamo sapere, Albi. Oh, questa non la sapevamo. Vieni però. Dietro, vogliamo Albi. Saperla, puoi venire anche qua da me se vuoi. Vieni dietro, no. Io ho fatto l'amante e mi sono presa qualcosa in faccia. Sì, e sono finita in ospedale. Tu sei il mio idolo, Albi. Tu sei il mio idolo. Tu sì che... completamente. Però, vabbè, capita anche questo. Valeva la pena, Albi? E a distanza di tempo, no. Oh. Ah, accidenti, no. Oh. Beh. Vedi, io prevengo queste cose. Io prevengo il pugno che so che non ne vale la L'Argentina mi ha segnato. Sto giocando a kickoff. Sto perdendo una. Grazie, Carletto. Grazie, Carlo. Adesso siamo tutti più contenti. Quando hai fatto sesso l'ultima volta? È un po'. Cioè, ho capito. Wow. Posso avere le mie sfortune, voglio dire. Aspetta, no, ma fai il pente quanto è il po'. Io sono onesto perché gli dico sesso è un po'. Altre cose molto recentemente, tipo nel pomeriggio. Ma non siamo arrivati fin lì. Va bene. Ok. Ma con chi? Arianna saluta Albi nel frattempo. Ciao Albi. Ah, comunque... L'Arianna ti saluta. La ragazza dell'altra volta delle... Ok. Comunque saranno un paio di mesi, se proprio vuoi la scadenza. Non sono mai stata così tanto tempo per farlo. Idem. Ci vuoi ti do anche il giorno io. 2 maggio. Grande. Primo maggio. Io non riesco a concepire. Cioè, se lo ricorda l'Albi non me lo ricordo senza io. Senza fare sesso. Veramente non ce la faccio. Ce la posso fare. Domanda 18 è una domanda in realtà culturale. Vai. È proprio così grezza. Però è culturale, poi ti spiego perché. Preferisci il culo o le tette? Culturale. Le tette. Ma l'uomo più evoluto? Come... Preferisci il culo o le tette a livello estetico? Il culo. Uomo meno evoluto. C'è una teoria su perché? Questo. Ma perché sì.
Allora, io non voglio sminuirti. Sono intanto evolutissimo. Che cerchi, intanto che cerchi ragazzi. La riga giusta, non voglio sminuirti. Perfetto. Non voglio sminuirti, ma che io fossi evoluto e Carletto vicino, no, lo sapevo già, anche senza il test culotesco. Solo perché sei più in alto rispetto a me, quindi l'aria catena evolutiva è più fresca. L'ipotesi è stata formulata dall'antropologo Desmond Morris diversi anni fa, osservando il comportamento dei primati. Per lanciare il segnale sessuale al maschio, le femmine mostrano le natiche, spiega Morris. Esattamente come facevano le nostre progenitrici, la mia parola preferita. Brava. Poi però i nostri antenati hanno iniziato a camminare eretti e prendere l'aspetto frontale della donna più seducente anche da lontano. L'evoluzione ha lavorato per rendere le mammelle più sferiche e gonfie in modo da ricordare i glutei. Da lì si dice che l'uomo meno evoluto preferisce il culo e l'altro preferisce le tette. Okay. A me, io l'evoluzione... Scusa Tommy, sedere o seno? Tette tutta la vita. Eh certo, dopo, hai capito io. A me l'evoluzione proprio mi ha saltata, perché io e le tette abbiamo un rapporto per... No, fermo. Ma guarda che... Aspetta, no. Attenzione, vai. Le tette, cioè, non è detto che avere delle grosse tette voglia dire avere delle tette belle. Bravo. Una può avere due tette così... orrende. Bravo. Una può avere due uova sode ma fatte da Dio. Molto come sexy. Quando io passo le uova al tegamero. A me l'evoluzione ma saltata. Ho capito, continuo allora a ripetere. Senti che ti lanci cose addosso. Su. Vai. La preferisci? E qua espone anche così. Io quella domanda, io quel foglio lo metterei più vicino e più in alto, così almeno non ti si vede proprio. Così, perfetto. Ma è quello che vuole. Esattamente. La preferisci porca e sfacciata o dolce e sensuale? È possibile averle tutte e due? Sì. Una mezza via, sì, va bene. Una mezza via. Cioè, la stessa persona in due momenti diversi si può fare. Sì. Esiste. Esiste. No, no, esiste. Dipende dal contesto. Confermo che esatto. Dipende dal contesto. Sì, 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 sì. Bene, adesso potresti lanciare la canzone che ti muove l'ormone. Allora, io non sapendo qual era il genere musicale che fa da filo conduttore a questa... Non ce n'è uno in realtà. Molto bene. Io ho portato quello che secondo me in questo periodo, in questo momento, è il pezzo da sesso, no? Il pezzo che fa sesso. Cioè quel pezzo che se tu lo metti su, ti viene voglia di farlo e se lo stai facendo... E ti viene su. Esatto. Ti parte quello mentre lo stai facendo, ti viene molto meglio. Si chiama Chris Malinchak, il pezzo si chiama So Good To Me, un pezzo di Pause che stanno molto nei locali, che mi piace veramente tanto. Ok, allora ce l'ascoltiamo. Cosa? Aspetta un attimo che mi apre il microfono. Okay. È che, no Steve... È che lei pensa di condurre lei il programma. No, ho visto. Ma oggi ci siamo io e te. Oggi no. Non è possibile. No, non guardare me, io sono l'ospite. Oggi io faccio l'ospite. Ah, ok, no. Tu fai l'ospite. Stavo per dire pezzo pettinato. Così, quella cosa che dico sempre quando sono queste canzoni. Ok, grazie. Grazie. Bene. Cosa mi devi dire, quindi, Carlo? Fai la, niente. Dai, i tuoi bravissimo. 30 secondi di notorietà, li vuoi? No, no, allora, cioè, ormai hai fatto 12 programmi sta settimana. Taci, grazie. Prego. Basta, abbiamo finito l'intervista. Vi ringrazio. Ho fatto la figura del troglodita, tranne che perché mi ti piace il le seno, tette. Mi piace il seno. E quindi sono. Ma tette è un termine scientifico. E qui scatta l'applauso da parte mia, perché sono un estimatore. Per cui... Allora, chiudo spezzando una lancia in favore delle ragazze che non pensano di essere belle perché hanno le tette piccoline. Ragazze, ogni tanto risultate molto 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 più sexy di quelle con le tettone grosse. Ma io non ho mai detto questo, mi ha solo detto che non sono evoluta. Ma non ce l'avevo con te. Non era, sono per un cavolo per... evoluta, ma siamo in generale nella vita. Ma siamo noi che dobbiamo essere evoluti, non voi. Allora ruppiamo tutti fuori. Di qualcosa di più sessista di questa, però se hai una scarpa. Ma no, tu stavi parlando dell'uomo. No, ferma. Tu stavi parlando dell'uomo che è evoluto o meno a seconda che le piacciono il le tette o il culo. Allora ti dico, è l'uomo allora in questo caso che deve essere più o meno evoluto. Al seno va abbinato il cervello. Domanda a te. C'è una statistica sulla donna? Cioè se la donna guarda più l'uomo davanti o di dietro in qualche sua parte? Cioè, parlando con le mie amiche? Questa teoria dell'evoluzione, no. Questa teoria dell'evoluzione. Ti posso dire cosa guardiamo io e le mie amiche? Anzi, te lo lascio indovinare se guardiamo più davanti o dietro. Non lo so, dipende dai gusti anche per voi. L'avanti. Ok, perfetto. Anche voi avete amici che girano col batacchio di fuori. No, ma non ci piace la moda. Tu sì, A Ferrara usa quella moda lì. Toccatelo un po', sì. Vediamo com'è. No. No, per quando c'è l'amica incerta, si guarda il pacco del maschio in questione e si dice no, con lui no, puoi evitare, passa al prossimo. Ricordatevi. Succede. Donne, voi che valutate l'uomo dalla sua prestanza fisica, ricordatevi che è una leggenda che i neri ce l'hanno più grande. Ok? Ok.
Perché è stato statisticamente provato che all'uomo nero gli si allunga meno, cioè a riposo è più lungo rispetto all'uomo bianco, ma in percentuale l'allungamento da riposato a turgido è più difficile, perché non è più difficile, a turgido è maggiore. Eh beh, sì, ok. Cioè, dato 10 l'allungamento di un nero, all'uomo gli si allunga 12. Poi dopo che il risultato finale sia diverso, voglio dire. Io ho sempre una teoria che a parità di prestazioni, di più è meglio, sempre. Oh, tanto... A parità di prestazioni, perché come dice, le dimensioni contano. No, è importante saperlo usare, ma a parità di prestazioni, le dimensioni contano. Sai di solito chi è che risponde, vabbè, basta saperlo usare? Carlo. Chi ce l'ha piccolo. Carlo. E si è smarchettato da solo. Bravo Carletto, conta come lo usi Carletto, conta fidati, come lo vendi anche. Esatto, esatto. E questo è il problema. Ah, ho capito che è il tuo amico quello che fa sesso al buio, lui, così non si vede. Si mette ma un... la lunghezza riposta, no, dipende da fattori generazionali e genetici. Sì, infatti, è vero. Arianna, non vedo l'ora di averti in puntata. Arianna ne sai a tronchi. Ne sa una cifra. Ne sai a pacchi di pacchi. Ok, okay. Siamo giunti alla fine della decima puntata, ce l'ho fatta, è stato difficile. Devo ringraziare Dio. Voi due? Dio. No, ringraziare voi due non lo so, no. Noi abbiamo già fatto autoelogi stasera. Sì, io ringrazio Alberta che è qua, anche se credo sia abbastanza stanca anche stasera. È sempre bellissima Alberta. Sì, sempre. Confermo. Sì, 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 sì. No, se te lo dicono le donne è vero. Se te lo dicono gli uomini ti vogliono soltanto portare a letto. Quindi, esatto, cosa facciamo dopo? Ringrazio Carlo che mi è stato di immenso aiuto questa sera. Grazie a te per avermi chiamato. Ma quando non ti aiuta com'è? Questo è il problema. No, sai, Carlo non viene mai in trasmissione, fortunatamente. Ma ringraziamo il cielo. Giustamente. Mi è venuto tre volte e mi ha mandato in vacca tre puntate. Quindi guarda. Ascolta, te dati una mossa che c'è Doc con la DeLorean che ti riporta nel 1400. Io la Batmobile la fuori. Ah, ok, perfetto. Ringrazio il mio regista, Davide Manservisi. Ciao. Ciao, ma poi non parlare, non dire niente. Ringrazio Tommy. Che... devo andare a mangiare qualcosa. Anche sto io, anche io. Noi sì, ci diamo popcorn. C'è due palle, popcorn. Tanto me li mangi. Cioè, lo so. Noi ci diamo appuntamento a settembre dopo le meritate vacanze. Perché io sono anche un po' agra e stanca. Non di stare qua, anzi. In generale. Diciamo che qua in generale è un piacere. Sono agra di tutto il resto. Quindi idem. Ho bisogno di vacanze. Dobbiamo andare via. E qua piangono, dicono sig sig perché l'ultima puntata mi fa tanto piacere. Ma tanto almeno torniamo. L'erba almeno cattiva. So che a qualcuno almeno mi apprezza. Sono molto contenta di questo. E buone vacanze, ragazze. Cosa vi devo dire? Ci vediamo a settembre. Ciao a tutti. Ci vediamo. Ricordate che l'erba cattiva non muore mai. E non ci guardiamo tirare avanti un video o un'altra mezz'oretta. Devo cominciare a giocare a golf qua. Che finito, vado a casa. Scusate, mostrate perché. No, prima mi è arrivata la cosa. Toh, ciappa la palla. Se fosse il mio programma direi saluterei Carletto in ben altri modi. Però ciao Carletto, grazie. Sai com'è. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. E trombatemi, raccomando. Trombate sempre.